Allora, buongiorno a tutti. Allora, io sin da piccola sono stata a contatto con il mondo della fede, con i cristiani e soprattutto nei camp sportivi in Svizzera. Ma diciamo che non sono mai stata veramente soddisfatta del mio rapporto con Dio e della mia storia, perché vedevo che Dio faceva tante cose per me, per la mia vita, e ha salvato tante persone della mia famiglia, tra cui mio padre, tra cui mia sorella da un dolore enorme, quello di aver perso la sua sorella gemella. Ma in tutto ciò io ero sempre passiva, avevo l'impressione di non fare niente, io vedevo Dio agire e lo ringraziavo, ma in fin dei conti non facevo niente. René erano parecchi anni che mi invogliava a fare il battesimo, ma io continuavo a dire di no perché non avevo un'idea molto probabilmente sbagliata del battesimo, ma fatto sta che non mi sentivo per niente a mio agio. E è iniziato tutto più o meno un anno fa, quando mia sorella se n'è andata di casa, che ho iniziato a piangere perché mi sentivo vuota. E quello che è successo è che da quel momento ho capito che non potevo più affidarmi così tanto all'amore di una persona terrena, perché fondamentalmente mia sorella non può rimanere con me tutta la vita appiccicata a me, e quindi, anche se mi piacerebbe tanto. Quindi da qui sui miei appunti ho scritto Road to Battesimo, quindi da qui è iniziata la mia strada. E per me è iniziato questo viaggio, che non era un viaggio come piace a me, dove scopro nuovi posti, vedo il mare, la spiaggia, gli amici, ballo. Era un viaggio all'interno di me stessa, dove dovevo attraversare la mia città, le mie persone, le mie abitudini, e qualcosa doveva cambiare. Ci tengo tanto a dire che mi ritengo molto fortunata grazie alla famiglia che ho e grazie ai miei amici, i quali a volte anche indirettamente mi hanno aiutato durante questo viaggio. Citerò qualche persona, vi premetto, quando ho fatto questa lista ho elencato più o meno tutte le persone della chiesa, quindi ho dovuto togliere un po' di persone, quindi se non ci siete, non mi sentite, non vi arrabbiate. Come prima persona ho messo Giusy, la quale mi ha sempre trasmesso tantissima forza. Matteo, al quale andavo sempre per lamentarmi, e il quale per tirarmi su mi sfotteva, così riuscivo a sorridere un attimo. Gabor che non si sa perché è sempre felice. Io lo vedevo in una giornata buia e lui che rideva, dice ma perché questo ride, non lo so. Giulia mi ha sempre colpito per la sua calma e il suo modo di sprizzare gioia da tutti i pori. Mila per la sua tenacia. E infine Camilla, la mia migliore amica, la quale è sempre stata molto disponibile per me e dalla quale ho imparato ad essere disponibile per gli altri, generosa e qualche volta anche un po' più buona. Grazie alla loro forza sono riuscita ad iniziare questo viaggio e sono riuscita ad affrontare, quindi a cogliere le parti migliori delle persone che in seguito ho incontrato, persone casuali che si sono presentate sul mio cammino. Però ho iniziato quest'anno con una premessa, delle persone che pregavano per me dicendomi guarda, sarà un anno difficilissimo, bruttissimo. E io li guardavo e dicevo ma perché il mio anno della mia maturità, l'anno più difficile, deve essere brutto? Ed è iniziato tutto verso il mese di novembre, quando un pastore americano è venuto in chiesa, Nick Hill, il quale stranamente faceva un messaggio di cui il titolo era Apri gli occhi. Strano. E si trattava della storia di Bartolomeo, che si trova in Marco 10, il quale cieco chiede aiuto e chiede che qualcuno abbia pietà di lui. Nick urlava in mezzo alla chiesa, sdraiato per terra, Jesus stop, I need you, have mercy on me. E lo ripeteva 3-4 volte. E io ho iniziato a piangere perché avevo l'impressione che Nick stesse parlando di me al posto di Bartolomeo, io sentivo Sofì. E quindi a un certo punto lui dice, tutte le persone che si possono immedesimare in Bartolomeo, per favore alzatevi, gli altri devono chiudere gli occhi. Io mi sono alzata subito, ma ho controllato se qualcun altro si alzava. E ho iniziato a piangere. E quindi da qui è iniziata la mia strada. E in quel momento c'era Giusy vicino a me, la quale mi teneva la mano e piangeva anche un po' lei con me. Quindi qui è proprio stata questa la mia partenza. Dopodiché c'è stato un altro incontro molto importante per me, Yves Bolundwe, un pastore molto, molto giovane in Svizzera, il quale ha parlato della bassa frequenza con la quale i giovani leggono la Bibbia. Lui parlò di molti giovani che pensano sapere tutto, giusto perché hanno letto qualche volta la Bibbia. Lui disse queste parole:
Non ne sapete niente, dovete leggere, sottolineare e ricercare. Dite tanto di volerlo conoscere, di voler testimoniare dei suoi miracoli. Guardate che sta tutto scritto dentro la Bibbia, cari miei, eh? Perché state fermi e aspettate? Che cosa aspettate? Io non ho letto da nessuna parte in attesa della Bibbia numero 2 o stiamo in attesa dei prossimi capitoli. Io lo guardavo, so beh. E lui mi ha colpito perché erano mesi che riflettevo appunto alla lettura della Bibbia, al fatto che prima del battesimo volevo leggere tutta la Bibbia, perché io non ero soddisfatta di qualche capitolino, anche perché a scuola spesso ne parlavano e io non ne sapevo mai niente. Allora ho iniziato a leggere la Bibbia, mi sono fatta un programma e l'ho letta tutta in 4 mesi. E per me è stato strano perché il mio programma era casuale, ma spesso leggevo dei capitoli che coincidevano perfettamente con le difficoltà che stavo affrontando. E da quel momento ho capito che in realtà per Dio quel piano non era casuale. Lui l'aveva ben programmato e l'aveva ben pensato. Quindi, come dicevo, è stato un anno, e come mi avevano già detto, pieno di sfide. La sfida più grande per me è stata quando ho letto Matteo 5, il quale dice: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. In quel momento i miei nemici erano le mie difficoltà e mi sentivo un po' matta perché ringraziavo Dio per le difficoltà che avevo, però c'era scritto dentro la Bibbia. Ma era difficile per me perché inizialmente lo ringraziavo, ma in fondo sapevo che non era un vero ringraziamento. Vi faccio un esempio delle difficoltà più grandi per me. Per esempio la vacanza di Natale, che si è trasformata in un'immensa tragedia familiare, che non si capiva come poterne uscire. Il mio esame della patente, ragazzi, che ho passato ben 3 volte prima di riuscirlo a fare. E la cosa strana di questo esame della patente è che io uscivo dalla sala d'esame, io vedevo la gente che usciva, che non passava, piangendo, io uscivo, vedo, bene, 5 errori. Massimo se ne possono fare 4, io ne ho fatti 5. Esco, mando un messaggio a Giusy. Giusy, sono stata bocciata, ma Dio è grande. E Giusy mi scriveva: strano, però va bene. E è successo pure una seconda volta, sono di nuovo uscita, di nuovo 5 errori. Mando un messaggio a Giusy: guarda, di nuovo non è andata, ma io so che Dio sta facendo qualcosa per me. Poi, quale complicazione più difficile per un atleta, quella di rompersi un dito del piede o magari avere un infortunio serio prima di una competizione, nella quale sai che sei titolare e non ci sono riserve, quindi anche senza una gamba dovresti saltare lo stesso. Insomma, tutte difficoltà che si sono presentate lungo il mio cammino. E durante queste difficoltà ascoltavo una canzone ben precisa, la quale si chiama No Longer Slaves. In questa canzone il testo la definisce come una canzone di liberazione. Inizialmente io la cantavo come un canto disperato. Verso l'ultimo minuto una donna urla nella canzone e dice: io sono figlio di Dio, non sono più schiavo della paura. E io cantavo questa canzone, ma io in realtà ero disperata. Cioè, dicevo queste parole, ma non ero disperata, mi arrabbiavo con Dio. E man mano con il tempo ho imparato che tutte queste difficoltà si erano presentate perché io dovevo imparare ad affidarmi a Dio. E questa canzone per me era un motivo, era una testimonianza, e avevo bisogno di cantare questo canto, e si trasformò in un inno di gioia per me. Perché per voi questi eventi che magari ho citato possono sembrare banali o di poca importanza, ma vi posso assicurare che per una persona che non è in grado di affidarsi completamente a Dio, anche la minima piccolezza può trasformarsi in una montagna. Per me ogni singolo momento passato nella difficoltà durante quest'anno è stata una messa alla prova da parte di Dio, perché Lui voleva vedere quanto ero tenace e se veramente ero in grado di essere una vera guerriera. Perché secondo me essere credenti vuol dire spesso anche essere guerrieri e doversi rialzare molto spesso. E ogni volta che stava arrivando un momento difficile e importante, inizialmente pensavo appunto fosse la prossima sconfitta da elencare, ma invece no, man mano durante la fine dell'anno ho imparato a trasformare quelle difficoltà in situazioni per poter dimostrare una volta in più quanto grande era Dio e quanto io potevo fare con Lui. Quindi ho iniziato, diciamo, a collaborare con Dio. E come diceva Nick, Gesù si è fermato. Bartolomeo chiedeva che qualcuno si potesse fermare, Gesù per me si è fermato. Si è fermato perché ha voluto sentire la mia voce che urlava in mezzo a tante altre. E durante quest'anno io sono cresciuta, ho imparato molto e sono riuscita a slegare tutte le catene che mi reggevano e che mi rendevano schiava della paura, della solitudine, della debolezza. Quindi per me il battesimo ha un grandissimo significato, ma dopo quest'anno è soprattutto un grande ringraziamento a Dio.